Roberto, ma qualsiasi cosa facciate, questa serata sarà utile per voi, per un semplice motivo: parleremo di un argomento che è la comunicazione. L'aspetto specifico su cui ci concentreremo questa sera, il gestire la comunicazione sotto stress, perché viviamo nell'era più stressante della storia, che i nostri genitori, i nostri nonni non avevano neanche la minima di cosa fosse. Allora amore, com'è andata? Benissimo, un po' tardi. Sì, ma hai fatto un corso di comunicazione, non puoi dire solo benissimo. Ah no. No. A quest'ora non connetto benissimo. Effettivamente dalle 6:30 a... Che ore sono? Mezzanotte e mezza. Con anche tutti i corsi di comunicazione non potremmo dire proprio tantissimo. Quindi buonanotte. Dove stiamo andando? Ma amore, non lo so, dove stiamo andando? Ma dove guardi? Poi? Ma cosa c'è? Perché stiamo... Tardi. È tardi? Sì. Ok, sono nell'ufficio. Credo che sia nell'ufficio giusto. Ok, avete presente la sensazione di essere stati presi a schiaffi? Mentalmente intendo. Se avete una ragazza, mi sa di sì. Questo è l'effetto che mi ha fatto l'ora di incontro. E questo solo con una banale domanda: tu chi sei? Sì, perché la prima risposta è partita con tono deciso. Allora, io sono un ragazzo, cioè un uomo che vuole, che sa, che pensa di... È un concetto che si pensa di avere chiaro in testa, ma doverlo mettere in ordine e dirlo a voce alta non è così immediato. E da lì abbiamo capito che si possono avere gli obiettivi che si vogliono, ma se prima non si diventa la persona che quegli obiettivi può raggiungerli, quelli rimarranno nel cassetto. Con Roberto e il suo staff si può intraprendere un bel percorso basato su queste cose. Se qualcuno di voi l'ha fatto, mi farebbe molto piacere leggere nei commenti qua sotto com'è stato. Ma soprattutto quello che vorrei leggere qui sotto è: tu chi sei? Allora, sono un ragazzo nato a Milano che...